Io credo che sia fondamentale partire dalla memoria per costruire il futuro. E gli ambasciatori qui presenti sanno bene quanto insieme in questi giorni i 27 capi di Stato e di Governo, i 27 governi hanno lavorato per avere a Roma una dichiarazione che fa un esercizio di memoria, perché è fondamentale, ed è quello che fa anche questa mostra, ma fa un esercizio di memoria perché dobbiamo costruire insieme il futuro. La mostra L'Italia in Europa, l'Europa in Italia è organizzata dal Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con ANSA ed è organizzata in occasione delle celebrazioni per il 60° anniversario dei Trattati di Roma. È una mostra che è qui al Planetario di Roma fino al 30 marzo visitabile dalle ore 10 alle ore 14 ed è l'occasione per viaggiare nella storia dell'integrazione europea ma anche nei fatti principali che hanno caratterizzato questi anni, sia dal punto di vista storico ma anche di società e costume, attraverso un progetto di realtà aumentata. C'è una app scaricabile sia attraverso Play Store che Apple Store, L'Italia in Europa, e con l'app si dà vita a contenuti multimediali durante la visita della mostra. Dimostra il grande successo che l'Unione ha portato nel continente europeo. Siamo passati in meno di 40 anni dalla generazione Auschwitz alla generazione Erasmus, abbiamo trovato l'Europa distrutta nel 1945 grazie all'intuizione dei padri fondatori e a quelli che hanno fatto seguito ai padri fondatori. Oggi abbiamo un'unione di pace e di prosperità. Questo dobbiamo fare, ricordarcelo, fare un lavoro di memoria per rilanciare l'Unione Europea, e questo è l'obiettivo della dichiarazione di Roma e del summit di Roma del 25 marzo. La gran parte di queste foto vengono dall'archivio storico dell'ANSA. Per noi è stato un onore, un privilegio poter partecipare, perché vogliamo dare il nostro contributo a mantenere la memoria del percorso che ha fatto l'avventura europea. La democrazia, la pace, il benessere non sono scontati per niente, e le prime foto di questa mostra lo dimostrano, con le macerie della Seconda Guerra Mondiale. È un nostro contributo ai giovani, alle scuole, per poter mantenere la memoria, attraverso la memoria costruire il futuro dell'Europa.